Adesso in Sicilia, a Racalmuto, nell'Agrigentino, dove è nato e cresciuto il grande Leonardo Sciascia. A TG2 Storie, questa sera i luoghi cari allo scrittore, fonte costante della sua ispirazione. Vediamo un'anticipazione con Walter Vecellio. L'8 gennaio del 1921 a Racalmuto, in provincia di Agrigento, nasceva uno dei massimi scrittori italiani del Novecento, Leonardo Sciascia. Racalmuto per Sciascia non era solo il buon ritiro dove ogni estate scriveva i suoi romanzi, le sue straordinarie inquisizioni. Era il luogo dell'infanzia, dove si era formato e cresciuto, dove viveva più volentieri. Abbiamo ripercorso i luoghi che furono cari a Sciascia, la contrada della Noce, la vecchia casa dei nonni, il circolo dell'Unione, eccolo, qui veniva a leggere Omnibus, gli articoli che in quel settimanale pubblicava l'amato Vitaliano Brancati, e la scuola che ha frequentato e dove anni dopo ha insegnato. Il Teatro Margherita, una splendida costruzione, ora purtroppo chiusa, dove Sciascia ha imparato ad amare il teatro e il cinema. E la fondazione, che porta il suo nome, dove sono custoditi i suoi scritti, i suoi 20.000 libri, la preziosa collezione di stampe e dipinti raccolti nel corso di una vita. E infine la tomba, dove riposa assieme alla moglie Anna Maria, con quella scritta dettata, ce ne ricorderemo di questo pianeta, così enigmatica e che lascia spazio a mille interpretazioni. Questa sera il viaggio nei luoghi cari a Leonardo Sciascia a TG2 Dossier Storie. Eredità Sciascia, viaggio nella Sicilia del grande scrittore alla scoperta dei nobili valori che ha sempre difeso. Buonasera e bentornati a TG2 Storie. L'8 gennaio del 1921 nasceva a Racalmuto, in provincia di Agrigento, Leonardo Sciascia, scrittore, giornalista e drammaturgo di straordinaria lucidità, capace di analisi profonde sui mali della Sicilia, ma anche sugli scandali nazionali e il malcostume di tanti politici, insistendo sempre sull'esigenza di una vita sociale improntata al rigore morale, libera dalla violenza e dall'inganno. Siamo tornati nella sua terra con l'inviato Walter Vecellio per scoprire cosa rimane della sua eredità etica e letteraria. Io credo che si è come si è stati nei primi 10 anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. E specialmente per uno scrittore, direi che uno scrittore è memoria innanzitutto. Il lungo viaggio sui luoghi dell'infanzia che hanno ispirato tutta l'opera di Leonardo Sciascia non può che cominciare dal suo buon ritiro alla Contrada Noce. Tutto è rimasto praticamente intatto. La piccola stanza austera, gli oggetti e le stampe di cui amava circondarsi, la scrivania con la lettera 32 su cui, battendo con due dita, ha scritto i suoi capolavori, i romanzi che raccontano una Sicilia che non è solo Sicilia, preda di umori e rabbia, con tutte le sue contraddizioni e lucide follie. E ora andiamo a Racalmuto, questo piccolo comune dell'Agrigentino, nelle terre di Zolfatara di Luigi Pirandello. In quegli anni, stiamo parlando del primo Novecento, un angolo più povero dell'Italia più povera, violenta e dimenticata. È la Racalmuto che Sciascia racconta nelle parrocchie di Regalpetra, il libro che lo fa conoscere e apprezzare prima ancora del grande internazionale successo del giorno della civetta. Ecco, vedete, questa è la casa delle zie di Sciascia, figure determinanti nella formazione dello scrittore, e grazie a zia Angela e a zia Nica che Sciascia impara a leggere ancora prima di andare a scuola e ha per abbecedario un libro che lo accompagna per tutta la vita, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. E questo complesso, due scuole, in una Sciascia ha studiato da ragazzino. Vedete, tutto sembra fermo a 100 anni fa, la vecchia lavagna, i banchi di legno grezzo. E sempre in questo complesso Sciascia per qualche anno ha insegnato. Esperienza per lui faticosa e dolorosa, perché gli alunni, costretti a lavorare nei campi e nelle zolfatare, e per questo divorati dalla fatica, non potevano certo essere interessati a quello che il maestro cercava di insegnare loro. Eccoci ora nel corso principale di Racalmuto. Qui, per rendere omaggio a Sciascia, un po' come nella Lisbona di Pessoa, la statua dello scrittore è realizzata da Giuseppe Agnello, che lo ritrae come un passante che appunto passeggia. E proprio sopra la statua si affaccia il circolo dell'Unione.
Qui Sciascia veniva a leggere l'Omnibus, il settimanale che pubblicava gli articoli dell'amato Vitaliano Brancati. Altra fondamentale tappa del nostro viaggio, il Teatro Margherita. In quel teatro incantevole di stucchi e di ori, velluti e allegorie, racconta Sciascia, ho visto il più bel teatro della mia vita. Qui arrivavano le grandi compagnie e si proiettavano i primi film, quelli in bianco e nero. Per anni è rimasto chiuso, lasciato andare in malora. 10 anni fa è stato riaperto, per un po' affidato alla direzione artistica di Andrea Camilleri, è poi subentrato Fabrizio Catalano, regista e nipote di Sciascia, che lo ha restituito a vita nuova. Ora il teatro è nuovamente chiuso per vicende burocratiche che non si sa quando verranno superate. A vegliare, valorizzare l'opera dello scrittore era Calmuto. Dal 1987 c'è una fondazione che ha sede nell'edificio dell'ex centrale elettrica del paese. Qui sono raccolti i suoi 20.000 libri, la sua preziosa raccolta di ritratti di scrittori, la corrispondenza ancora più preziosa ricevuta in mezzo secolo di attività letteraria. Una fondazione che non solo ordina e conserva documenti fondamentali per la comprensione dell'opera sciasciana, ma promuove iniziative culturali coinvolgendo studenti e scuole. Qui vedete gli studenti impegnati in una originale lettura e interpretazione della morte dell'inquisitore. Una fondazione che si dibatte tra mille difficoltà perché gli stanziamenti promessi dal comune non vengono corrisposti e il debito accumulato è di oltre 500.000 euro. Una inadempienza che causa pesanti difficoltà e mette a rischio migliaia di preziosi documenti ancora da inventariare. E qui Leonardo Sciascia, assieme alla moglie Anna Maria, riposa. Una tomba semplice ed elegante, come semplice ed elegante era Sciascia, con quell'epigrafe, ce ne ricorderemo di questo pianeta, da lui voluta, così enigmatica e che si presta a mille interpretazioni.